Ciao amici, sono Mauro degli Orti di Mauro e oggi sono a casa. Non sono andato alla casetta, faceva particolarmente freddo, non avevo poi voglia fondamentalmente di andarci oggi. Sto girando un video in casa e quel giorno in cascina o quel giorno in pretura. Facciamo attenzione, questo è un piccolo particolare, quello che vi sto inquadrando in questo momento, come possiamo vedere. Tirate voi le vostre conclusioni. Qua dentro c'era un macerato di kiwi che io ho lasciato lì per una decina di giorni a prepararsi. Qualcosa sta già arrivando, dopo io metto il mio termometro, faccio le prove. Finché il termometro che abbiamo visto sulla pentola modificata rimane intorno agli 80-86 gradi, va bene, come adesso, grosso modo qua. Quando io visivamente comincio a vedere che aumenta, va verso il 90, a quel punto vuol dire che stiamo distillando solo acqua e a quel punto lascio andare ancora qualche minuto e poi spengo. E questo è già la seconda ripassata, quindi la prima l'ho già fatta prima. Adesso è la seconda, dopodiché vado a provarla, la provo, provo la gradazione e vedo se va ancora tagliata con l'acqua depurata.
Ciao amici, ecco qui la realizzazione è fatta. Voi dovete sapere che io abito in una casa un po' particolare perché ho già fatto 4 volte il video perché ogni tanto salta fuori o il cane che abbaia o la signora che si affaccia e grida, dice qualcosa al gatto piuttosto che ecco. Quindi adesso spero di riuscire a fare questo qui tutto fino alla fine. Oggi ero di sotto che lavoravo in cascina con altre cose. E poi sono salito nella parte di sopra, quella che poi abbiamo visto nei vari spezzoni che ho fatto passare per la pulizia, per le varie sistemazioni e cose varie. Poi mi era venuto questo flash qui che volevo costruire qualcosa. Oggi avevo l'estro costruttivo. Mi sono fatto la mia postazione degli orti di Mauro perché io lavoro con questo piccolo tavolino quando sono sul divano, l'ho sollevato apposta di questo pezzettino qui, l'ho già allungato con le rotelle per essere più comodo. Questo accessorio che avevo in giro a far niente l'ho installato finalmente, è uno sdoppiatore per le prese USB, qui posso connettere più telefoni o più videocamere da scaricare i dati. Le casse sono di dietro perché quando ascolto quello che registro, quello che faccio, ecco qua, il cartel diventa un trovatel, non è male come idea, eh? E poi potete notare questo piccolo particolare, guardate. Odio i fili che vanno a spasso e quindi gli ho messo i due chiodini di dietro. Non sembra una ciocchidia, vero? Eccoci qua, ritorniamo all'opera con questa immagine sulla mia pagina degli Orti di Mauro. Vi saluto, grazie per la visione. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale, essere aggiornati puntando anche la campanella per essere aggiornati appunto ogni volta che fa un nuovo video, che inserisco un nuovo video. Grazie a tutti per l'iscrizione, se vi piace mettete un mi piace, se non vi piace mettete il pollice abbassato, fate i commenti, ciao a tutti, buona serata.